Alle 10 di questa mattina il Premier Conte salirà al Quirinale per giurare con i suoi 21 ministri. 10 arrivano dai 5 Stelle, 9 sono del Partito Democratico, 1 di Liberi e Uguali. E poi c'è un tecnico, o meglio una tecnica, l'ex prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, al Viminale. In tutto sono 7 le donne. Di Maio è il nuovo ministro degli esteri, mentre l'europarlamentare Roberto Gualtieri è il titolare del Ministero dell'Economia. Lunedì il dibattito sulla fiducia alla Camera, martedì poi sarà la volta del Senato. Il segretario del Partito Democratico Zingaretti ammette che è stata dura, ma l'obiettivo era la salvezza del Paese. Durissime le reazioni che arrivano dal leader della Lega Salvini, che parla di poltrone moltiplicate e di persone sbagliate nei posti sbagliati. Doppia bruciante sconfitta per il Premier Johnson. Ieri alla Camera dei Comuni i deputati del Parlamento hanno approvato in ultima lettura la legge anti-no deal, promossa per cercare di imporre un rinvio della Brexit alla scadenza del 31 ottobre. E non passa nemmeno la mozione presentata dal Premier per la convocazione di elezioni nel Regno Unito entro il 15 di ottobre. Svolta invece ad Hong Kong con la vittoria dei manifestanti. La governatrice Carrie Lam ha ritirato la legge sull'estradizione in Cina, che era stata la scintilla che aveva fatto esplodere le proteste. Lam offre un dialogo diretto ai contestatori, che però non sono soddisfatti e dicono troppo poco e troppo tardi. E allora, alle 7:30 la buona giornata dal telegiornale, telegiornale che inizia parlando ovviamente del nuovo governo, il calendario degli ultimissimi impegni per formalizzare la nascita del Conte Bis sono già fissati. Alle 10 di questa mattina il giuramento al Quirinale, poi lunedì per l'appunto la fiducia alla Camera e martedì al Senato. Intanto si è però venuto a sapere che questa nascita ha avuto, diciamo così, problemi ed è stata travagliata davvero fino all'ultimo secondo. Ancora nella mattina di ieri, e questo quindi spiega e giustifica, diciamo così, il ritardo nella salita di Conte al Colle, c'è stata un'impuntatura attribuita al capo politico del Movimento 5 Stelle Di Maio, risolta poi per l'appunto anche grazie, diciamo così, alle pressioni proprio del capo dello Stato, di Mattarella, che ha detto: io più della giornata di oggi non vi concedo di tempo. Quindi alla fine i nodi si sono sciolti e il governo è nato. Il dado dell'accordo 5 Stelle PD è tratto, il governo è pronto, il giuramento è previsto alle 10, poi l'ultimo fondamentale vaglio, quello del Parlamento, con la fiducia da votare alla Camera lunedì alle 11 e al Senato il giorno dopo. Intanto la squadra ha avuto la benedizione di Sergio Mattarella quando ieri Giuseppe Conte, dopo l'ultimo giro di tavoli su nomi e programma, alle 2:30 si è diretto al Colle e ha sciolto la riserva dopo aver sciolto tutti i nodi, comprese le ultime tensioni sul nome del sottosegretario alla presidenza, ruolo di punta in un governo a vicepremier zero, ruolo che viene aggiudicato a Fraccaro. Sono all'incirca le 4 quando Conte snocciola la lista dei ministri, l'alchimia dell'accordo. L'equilibrio numerico tra PD e 5 Stelle è all'incirca paritario, entra anche un ministro LEU, Roberto Speranza, al Dicastero della Salute. Il capo politico Di Maio, eliminata la figura dei vicepremier, non conserva il ruolo al MISE, né va alla difesa come si vociferava. Occuperà invece la Farnesina. Tra i ministeri pesanti, quello dell'economia esce dall'aura tecnica perché a occuparlo è il PD, Roberto Gualtieri, presidente della Commissione economica dell'Europarlamento, finora al suo terzo mandato a Strasburgo. Sostituisce Matteo Salvini al Viminale Luciana Lamorgese, ex prefetto di Milano. Incarichi di rilievo in passato sia con Alfano che con Minniti, equilibrata sostenitrice dell'integrazione. Discontinuità quindi, come il PD chiede. Allo sviluppo economico va Patuanelli, grillino ai tavoli delle trattative col PD, mentre al lavoro c'è Nunzia Catalfo, sempre in quota stellata, madrina del reddito di cittadinanza. Alla casella della difesa va il renziano doc Lorenzo Guerini, ex presidente del COPASIR, l'organo parlamentare che esercita il controllo sui servizi.
Servizi che anche stavolta Conte tiene tra le sue fila perché per ora, tra i malumori del PD, conserva nelle sue mani la delega. Alla giustizia rimane saldo Bonafede, all'ambiente c'è ancora Costa, addio invece a Toninelli, ai trasporti e alle infrastrutture. Lo rimpiazza la zingarettiana Paola De Micheli. Franceschini è l'unico Dem a tornare da ministro alla cultura, diventa inoltre capodelegazione PD. L'istruzione va allo stellato Lorenzo Fioramonti, mentre l'agricoltura a Teresa Bellanova in quota PD. Tra i ministri senza portafoglio, da Torino l'assessora grillina Paola Pisano arriva a Roma per coprire l'innovazione tecnologica, mentre Fabiana Dadone, sempre stellata, va alla pubblica amministrazione. Lo stellato Federico D'Incà, che sostituì Fraccaro come questore della Camera, lo rimpiazza pure ora ai rapporti con il Parlamento. Spadafora, il grillino ex Margherita, pontiere fra i due partiti nelle trattative, va a sport e politiche giovanili. Tra i Dem, a Francesco Boccia vanno affari regionali e autonomie, agli affari europei Vincenzo Amendola, mentre al sud Peppe Provenzano, classe 82, vice direttore della Svimez. Elena Bonetti alle pari opportunità e famiglia. A proposito di pari opportunità, al governo 7 donne su un totale di 21 ministri. Che poi sarebbero appena il 33%, con la parità di genere ancora non ci siamo, e questa è solo una delle poche critiche delle critiche che vengono rivolte a questo governo, come potete immaginare, dalle opposizioni, che invece sono davvero severe nei confronti dell'esecutivo, a cominciare ovviamente da Salvini. Sembrava impossibile solo un mese fa, ma adesso il salvinismo ha un nuovo nome, si chiama passato. Commenta così il nuovo governo Matteo Renzi, padre nobile dell'intesa PD 5 Stelle, mentre il segretario del partito Zingaretti ammette che è stata dura, ma l'obiettivo era la salvezza del paese. Canti vittoria fuori luogo, gli manda a dire il fuoriuscito Calenda, visto che Salvini si è mandato a casa da solo. Il quale Salvini parla così del risultato dello strappo di un mese fa che avrebbe dovuto portarlo nelle sue intenzioni, al voto e poi a Palazzo Chigi. Un governo nato tra Parigi e Berlino, senza ideali, con persone sbagliate al posto sbagliato. È più casta della casta e sulla successione al Viminale dice: hanno scelto un tecnico, Luciana Lamorgese, non hanno voluto nemmeno metterci la faccia. Poi si rivolge direttamente al capo dello Stato, parlava di un governo di grande respiro e lunga durata, adesso non le viene da ridere? Non era meglio chiamare al voto 60 milioni di italiani? Questa è l'ora della protesta che vedrà il popolo della Lega il 19 ottobre a Roma, perché il tempo è galantuomo e torneremo a governare, assicura Salvini, mentre dai Fratelli d'Italia la mobilitazione è già scattata. Tutti in piazza Montecitorio lunedì prossimo, giorno della fiducia, protesta di tutti gli italiani liberi che vogliono dire di no al patto delle poltrone e chiedere libere elezioni. Più sfumata la posizione di Forza Italia, che sottolinea la svolta a sinistra del nuovo esecutivo, e con Silvio Berlusconi parla di opposizione ferma, coerente, senza sconti ma composta e con la porta aperta al dialogo. La questione europea è fondamentale, dirimente, potremmo dire, nella nascita di questo governo. Come sapete, c'è anche chi sostiene, per esempio Salvini lo fa apertamente, che sia nato proprio a causa di un complotto, comunque di un accordo, di una spinta molto forte che arriva proprio da Bruxelles. E allora andiamole a vedere quali sono le reazioni di Bruxelles alla nascita del Conte 2. Bruxelles e Francoforte si guardasse con malcelato sollievo alla formazione di un governo a basso tasso di sovranismo era cosa risaputa. E proprio da Bruxelles, ieri, dove cercava la conferma dell'Europarlamento alla nomina a presidente della Banca Centrale Europea per il dopo Draghi, è arrivato l'ok della Commissione Economica. A metà settembre toccherà alla plenaria. Christine Lagarde, prima ancora dello scioglimento della riserva da parte del Premier Conte, ha dichiarato candidamente: Roberto Gualtieri all'economia sarebbe un bene per l'Italia. Endorsement di peso anche per che riguarda una casella cruciale, decisiva, oggi più che mai, soprattutto nel rapporto con un'Europa apparentemente più incline a concessioni. La stabilità dell'Italia è un valore per l'Unione, buon lavoro al nuovo governo che aspettiamo a Bruxelles. Queste le parole del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Difficile aspettarsi un'accoglienza fredda da parte di un esponente del Partito Democratico, ma la buona disposizione nei confronti del nuovo esecutivo italiano è denominatore decisamente comune. Sono di pochi giorni fa le promesse di ricompense al nuovo eventuale
l'attuale esecutivo pro-Europa da parte del commissario uscente Oettinger. E non poteva mancare, in un contesto di generale sollievo, il brindisi dei mercati, a partire ovviamente da Milano, che ha festeggiato centrando la miglior performance tra tutte le borse europee, più 1,58%, per mettersi alle spalle, in attesa dei voti di fiducia, la crisi di governo. E poi c'è il termometro del rischio paese, quello spread che mai negli ultimi 8 anni, da Monti in poi, aveva accolto in questo modo l'ingresso di un nuovo esecutivo, ha chiuso a 148 punti dopo aver toccato quota 146, distante anni luce dai 230 del Conte prima maniera, pervaso da un euroscetticismo latente che faceva temere per la permanenza dell'Italia nella moneta unica. E poi, come sapete, c'è chi sta cercando di uscirne dall'Europa, stiamo parlando della Gran Bretagna, è vero, lo sta facendo in una maniera un po' strana, un po' pasticciona potremmo anche dire. Boris Johnson va ancora sotto, le sue proposte non passano. Il quorum necessario era di 2/3, ovvero 434 voti, manco 298 sì, 56 no e il resto di astensioni. La Camera dei Comuni ha di fatto bocciato la mozione presentata da Boris Johnson per la convocazione, il 15 ottobre, delle elezioni anticipate nel Regno Unito. Le opposizioni hanno detto no alla data indicata, chiedendo invece garanzie sull'attuazione della legge contro il non accordo e il rinvio della Brexit rispetto alla scadenza del 31 ottobre. Oltre a una larga astensione, hanno inciso sul non raggiungimento del quorum anche la fronda interna di parlamentari conservatori espulsi ieri dal partito, e sulla stessa linea dei laburisti si sono allineati gli indipendentisti scozzesi dell'SNP, terzo gruppo parlamentare dopo Tory e Labour. L'opposizione punta in sostanza a bloccare il governo per prendere tempo e spostare le elezioni il più possibile in avanti, mentre Johnson insiste: la Gran Bretagna sarà fuori in ogni caso dall'Unione Europea entro ottobre. Il Premier ha accusato il leader dell'opposizione laburista Corbyn di voler impedire al popolo di votare. Hanno paura di perdere, ha insistito, annunciando misure rapide per superare lo stallo istituzionale in atto. Intervenendo in aula, Jeremy Corbyn aveva definito un'offerta avvelenata, la data indicata da Johnson, una mossa cinica di un primo ministro cinico che vuole neutralizzare col voto anticipato il disegno di legge anti-no deal. Il provvedimento prevederebbe invece un ulteriore rinvio di 3 mesi della Brexit fino al 31 gennaio 2020, se entro il 19 ottobre non sarà raggiunta un'intesa con Bruxelles sull'uscita del Regno Unito. Downing Street intanto ha annunciato il varo di un visto triennale per i cittadini europei nel caso di Brexit senza accordo. La mossa serve a rassicurare le imprese sulla possibilità di assumere il personale necessario proveniente dall'area economica europea, di cui anche l'Italia fa parte. Andiamo a seguire il viaggio del Papa, che come sapete si trova da ieri pomeriggio in Mozambico, ma a fare notizia è stato un libro particolare che gli è stato consegnato durante il volo. Arrivato ieri a Maputo, il Papa oggi avrà tutta una giornata dedicata al Mozambico, paese reduce da lunghi anni di guerra civile e poi da continue tensioni fino all'accordo di pace del 6 agosto tra il partito di governo e la resistenza nazionale mozambicana. Ma a far discutere in queste ore il commento di Bergoglio al libro fresco di stampa che l'inviato del quotidiano cattolico Le Croix gli ha dato. Per me è un onore che mi attacchino gli americani, ha detto il pontefice durante il volo. Nel testo, che si intitola Come l'America vuole cambiare Papa, il giornalista francese Nicolas Senez sostiene che le accuse dell'ex nunzio Carlo Maria Viganò sulla gestione di alcuni casi di pedofilia erano in realtà un tentativo della destra conservatrice americana di costringere Francesco alle dimissioni. Gli sforzi dei cattolici conservatori americani si sarebbero poi concentrati sul conclave, quando sarà, per non far passare un candidato della linea cosiddetta bergogliana. Questo libro è una bomba, ha detto il Papa, consegnandolo poi ai suoi collaboratori. A strettissimo giro sono seguite le dichiarazioni del portavoce del Vaticano Matteo Bruni. In un contesto informale, il Papa ha voluto dire che considera sempre un onore le critiche, particolarmente quando vengono da pensatori autorevoli e in questo caso di una nazione importante. Il Papa poi ha pregato per le vittime dell'uragano Dorian nelle Bahamas. Dopo il Mozambico, Bergoglio andrà in Madagascar e nelle isole Mauritius. È il quarto viaggio di Francesco in Africa.
Fra un attimo vi parleremo anche di Dorian, andremo a vedere qual è la situazione. Intanto però ci occupiamo di Hong Kong all'indomani dell'annuncio abbastanza clamoroso della governatrice Carrie Lam di ritirare definitivamente la legge sull'estradizione. Le reazioni che ne sono seguite sono state interessanti. Questa mattina Carrie Lam ha nuovamente indetto una conferenza stampa per far sapere che comunque la Cina rispetta, comprende e sostiene le sue decisioni. Troppo poco, troppo tardi. La risposta all'annuncio di Carrie Lam sul ritiro della legge relativa all'estradizione non ha avuto l'effetto sperato dalle autorità della ex colonia britannica che da circa 3 mesi devono fare i conti con le proteste. I leader dei manifestanti lo hanno detto chiaramente. Questa è solo una delle 5 richieste che abbiamo fatto. La governatrice deve accogliere anche le altre 4, ossia le sue dimissioni, il suffragio universale per l'elezione del governatore e del Parlamento locali, un'inchiesta indipendente sul comportamento della polizia e la cancellazione di tutte le accuse contro le persone arrestate. Un punto quest'ultimo che Carrie Lam ha spiegato di non poter assolutamente accettare perché sarebbe contro lo Stato di diritto. La governatrice ha poi voluto precisare che non è corretto dire che ci sia stato un ripensamento sul ritiro formale della legge. Il 15 giugno, ha spiegato, avevo detto che la proposta era congelata, poi ho ribadito che sarebbe decaduta per la prossima fine della legislatura. Negli incontri avuti con i gruppi della società mi è stato consigliato di creare le basi per il dialogo. Abbiamo riferito il nostro punto di vista al governo centrale di Pechino, che ci ha capito e sostenuto. Pensare che la mossa annunciata in televisione possa bastare a placare gli animi dopo oltre 14 settimane di proteste, hanno commentato molti parlamentari che sostengono gli studenti, è un grave errore di giudizio politico. E la conferenza stampa si è conclusa proprio pochi minuti fa e Lam ha ribadito che per il momento non intende affatto dimettersi dalla sua carica. Dicevo invece degli Stati Uniti, della situazione dell'uragano, ieri l'avevamo trovato declassato a tempesta tropicale e invece purtroppo ha ripreso vigore, è salito di nuovo a categoria 3 Dorian, dopo che sapete si è abbattuto sulle Bahamas e ha veramente devastato quelle isole. Adesso si trova a 200 km dalla Carolina del Sud e sta puntando verso il nord dello Stato. Il bilancio ancora provvisorio purtroppo parla di 20 vittime accertate ed è però, dicevo, destinato a salire. Ci sono 70.000 persone che necessitano di assistenza, mentre il Presidente Trump, almeno a parole, ha rinnovato il suo impegno a fornire tutto il sostegno e gli aiuti necessari. È il momento di parlare di sport, intanto di calcio, perché c'è un impegno importante questo pomeriggio sul tardi per la nostra nazionale di calcio contro l'Armenia. Due impegni uno dietro l'altro, entrambi fuori casa. Tra Armenia oggi alle 18 e Finlandia domenica sera a Tampere, l'Italia vuole fare bottino pieno per ipotecare in anticipo la qualificazione agli europei del prossimo anno. Per gli azzurri settembre è stato sempre un mese pericoloso. In questo periodo della stagione abbiamo spesso sofferto, ma nonostante la forma fisica ancora da perfezionare e i tanti infortuni che ne hanno condizionato le scelte, Roberto Mancini punta a ripartire con il piede giusto. 4 vittorie nelle prime 4 gare, l'Italia guida il girone con 12 punti, il doppio dei nostri avversari odierni, reduci comunque da 2 successi consecutivi. Contro la nazionale del neoromanista Mkhitaryan, il CT azzurro è obbligato dalle assenze a qualche cambio nell'11 titolare. Il dubbio più grande riguarda la sostituzione di Insigne, fuori dalle convocazioni per un problema muscolare. Il ballottaggio è tra Bernardeschi ed El Shaarawy. Uno dei due completerà il tridente con Chiesa e probabilmente Belotti, favorito su Immobile. A centrocampo si va verso una linea composta da Barella, Jorginho e Verratti, mentre in difesa, davanti a Donnarumma, ci saranno Florenzi ed Emerson sulle fasce, con Romagnoli al posto dell'altro infortunato Chiellini e Bonucci, nuovo capitano azzurro. E allora, questo è il calcio, vedremo come andrà a finire, intanto però ci sono delle soddisfazioni da mettere in bacheca. Una, quella che riguarda la pallavolo femminile, semifinale europea per l'Italia femminile, le azzurre infatti hanno sconfitto la Russia per 3-1 e ora sfideranno la Serbia. Per il tennis invece c'è stata davvero una fantastica prestazione di Matteo Berrettini agli US Open, perché il 23enne romano
si è qualificato per le semifinali del torneo dopo aver sconfitto nei quarti di finale il francese Monfil al tie break del quinto set, al termine di un incontro emozionante, ricco di colpi di scena. E così, fra l'altro, un italiano torna fra i migliori quattro del torneo di New York ben 42 anni dopo Barazzutti, e il prossimo avversario di Berrettini sarà Nadal. E allora, alle 7.49, con questa ultima notizia io mi fermo, vi saluto, vi do appuntamento domani mattina alle 7 e adesso invece vi lascio con Paolo Sottocorona prima e Andrea Pennacchioli poi alla discussione di Omnibus. Buona giornata.